Della passerella di Cialaci Castello, un evento importante. Decisamente importante, racchiude due emblemi della nostra vita, soprattutto la vita estiva della nostra isola. Da un lato il tempo libero per tutti, ovviamente andare in mare in una zona rocciosa come questa diventa un problema grosso. Però se si creano le condizioni per poter accedere, allora sì che il mare può essere fruito e accolto e utilizzato da tutti. Ed è questo l'obiettivo che l'associazione ha, che fa parte anche di un consorzio, il consorzio Catania Vertice, di cui ne facciamo parte anche noi. In questi non manca l'occasione per stimolare e testimoniare appunto l'importanza che in questo caso il mare sia per tutti, così come gli impianti sportivi, così come lo sport deve essere uno sport per tutti. Non è difficile a Catania realizzare tutto ciò? Realizzare dal punto di vista materiale è molto semplice, il problema è burocratico e culturale, perché le amministrazioni devono riservare appunto una facilitazione alla realizzazione di questo anche privatamente, non solamente pubblico, quindi utilizzare tutto ciò che c'è di buona volontà per realizzare e renderlo accessibile a tutti, ricordando che comunque il mare è di tutti, non c'è nessuno che è proprietà, vengono date le concessioni, però molto spesso ci si ritrova solamente a guardarlo da lontano il mare e non poter avere la possibilità appunto di entrarci e godersi di questa bellezza naturale che noi abbiamo.